Iniziamo così a raccontarvi un poco della nostra storia e lo facciamo richiamando il maestro Vincenzi alla sua amata fisarmonica. E vi racconto quello che è stato un inizio abbastanza travagliato e turbolento per il maestro che, nato a Sarsina, decise di intraprendere lo studio della fisarmonica rivolgendosi al maestro Vittorio Borghesi. Anche qui un grande applauso, secondo me, in platea deve partire. Complice la distanza tra Sarsina e Cesena, il maestro Borghesi abitava proprio in centro Cesena, il maestro ovviamente non dotato dei mezzi motorizzati del giorno d'oggi, con una bicicletta, ma non solo, con questa fisarmonica, vi giuro è questa originale, gliel'ha regalata Garibaldi tra l'altro, quindi è un oggetto molto... Con questa fisarmonica, visto che come vi ricordate bene il maestro Vittorio Borghesi suonava quella a bottoni, questa invece si dice fisarmonica a pianoforte, a tastiera. Quindi complice questa diversità di strumento, il maestro per poter prendere lezioni si faceva una volta ogni 20-25 giorni Sarsina, Cesena, Cesena, Sarsina in bicicletta e con quella sulle spalle. Questo a testimoniare quanta era la passione e quanto aveva creduto nella musica al maestro, o forse come piace a me dire e come tutte le volte ricordo, quanto la musica credesse in questo uomo. Iniziò così una storia meravigliosa che ha coinvolto poi tutti i fratelli, perché la famiglia Vincenzi è una famiglia molto numerosa. Questa sera ho il grande onore e il grande orgoglio di poterli avere qui tutti ed è un evento piuttosto raro, quindi passeremo poi velocemente alla musica, ma adesso cortesemente vi voglio chiedere un bellissimo applauso per Mario Vincenzi, Iliana Vincenzi, Franco Vincenzi, le rispettive famiglie e Giorgio Rattini che ha partecipato a consolidare quella che era un'orchestra davvero molto molto forte negli anni 70, 80 e 90. Un applauso grande, poi niente più romanticismi, ma adesso io lo faccio con grande commozione perché tra pochi giorni festeggeremo il compleanno di Alberto, poco tempo fa abbiamo festeggiato il mio e a questa età ci si arriva quando alle spalle c'è una grande donna e una grande mamma che ci ha consentito di vivere la musica a 360 gradi. Un applauso alla mia mamma, alla signora Vincenzi, Caterina, un abbraccio. Alberto, suonaci il primo valzer che hai scritto, si chiama Arcobaleno. Poi subito dopo ha visto che gliene veniva bene, ne ha scritto un altro che vi presenterò fra poco, ma il maestro non lo sa perché è una sorpresa. Ce lo ascoltiamo adesso, perché la tradizione a Gatteo deve sempre essere di casa e noi lo facciamo con tutto il cuore, proprio alla Vincenzi, con la fisarmonica di Alberto. Signori e signore, per voi, Arcobaleno. Thank you.
Ancora un giro a Gatteo. Alberto Vincenzi!